Il 17 luglio del 1997 Gianni Versace veniva ucciso da un colpo d'arma da fuoco davanti alla sua maestosa villa di Ocean's Drive. A esploderlo Andrew Cunanan, uno psicopatico serial killer che si suiciderà dopo poco. Cunanan ha strappato alla vita uno dei più talentuosi artisti della moda italiana, contribuendo però a consegnarlo al mito. Un mito che ha dato il là a numerose rappresentazioni, tra cui libri e serie TV, l'ultima diretta da Ryan Murphy, andata in onda su Fox, ha indispettito non poco la famiglia Versace. Donatella, sorella prediletta e socia di Gianni, ha preso le distanze dalla serie TV derubricandola a pura opera di fantasia. Oggi, intervistata da Michael Ebert e Sven Michelsen per Sense Magazine, ha rivelato un ultimo segreto su quelle terribili ore dopo la morte dello stilista. Dopo l'identificazione sono andata alla villa di Gianni in Ocean Drive. Madonna mi stava aspettando dentro. Non dimenticherò mai quello che lei ha fatto per me. Cercava di consolarmi durante quelle ore tremende. C'erano agenti dell'FBI ovunque nella casa che interrogavano ognuno di noi e aprivano tutti i cassetti. Un incubo. Mio fratello era appena stato assassinato e noi eravamo trattati come sospetti, ma probabilmente è quello che gli agenti dell'FBI devono fare. Non è un segreto che Madonna e Donatella siano sempre state grandi amiche, ma nessuno ha mai saputo che quella sera nella villa di Miami c'era anche la cantante. Donatella Versace ha sempre mantenuto un basso profilo parlando di suo fratello Gianni, che è stato ucciso per un movente mai portato alla luce. Qualcuno ha voluto vedere in questa dichiarazione uno sgarbo a Ryan Murphy, come a voler affermare che delle reali circostanze della morte di Gianni Versace la serie TV Fox non ha rivelato proprio nulla.